Apri i miei occhi, Signore, aprimi gli occhi del cuor, voglio vederti, voglio vederti. Ventitresima domenica del tempo ordinario. Se Gesù nel Vangelo di domenica scorsa ci ha ricordato in un modo consapevole che è dal cuore che escono i propositi di male, oggi ci viene detto che il cuore si può smarrire, si può perdere, si può chiudere in se stesso. Quindi l'uomo non è il suo male, esprime invece il desiderio di Dio, il bisogno di amore, quello con la maiuscola. Dobbiamo chiedere al Signore che apra orecchi e occhi del nostro cuore, perché c'è una buona notizia, ci ha detto il profeta Isaia nella prima lettura. Coraggio, non temere, perché giunge a te la vendetta di Dio. Egli viene a salvarvi. Da che cosa ci viene a salvare? Innanzitutto dal farsi giustizia da se stessi, cioè dall'auto salvarmi. Sono, siamo salvati e nell'atto stesso di salvarci c'è la presa di coscienza che sono un bisognoso, sono un povero, ciechi, sordi, zoppi, muti, sono i destinatari di tale vendetta, raggiunti dalla vita che il Figlio di Dio ci dona, che fa vedere, ascoltare, camminare, parlare da figli. E il Figlio ha l'impronta del Padre, scritta nel DNA. Allora da che cosa si vede se vivo da figlio, da salvato? Ce lo dice Giacomo nella seconda lettura. Se ho lo sguardo di Dio, che ha scelto i poveri, e il primo povero da amare, da abbracciare, da accogliere sono io. Se accolgo il povero che c'è in me, sono salvato, sono figlio. E poi se mi occupo dei poveri che il Signore mette sul mio cammino, come questi anonimi del Vangelo che portano da Gesù un sordomuto e lo pregano di imporgli la mano, cioè di guarirlo. Non è scontato il fatto che ci sia qualcuno che accompagni un fratello da Gesù e tantomeno che lo stesso fratello si lascia accompagnare. Questo fratello è sordomuto. È inutile sottolineare il fatto che Gesù non può instaurare con lui un dialogo, ma una relazione sì, attraverso dei gesti, quelli che compie. Lo prende in disparte. Un gesto apparentemente non degno di nota, invece esprime il tu per tu di Gesù con il malato, con il povero. È un gesto che dice tu sei importante per me e questa importanza conta di più della guarigione. Poi Gesù compie due gesti che sono confluiti in qualche modo nel rito del battesimo, che fanno parte dell'esorcismo. Gesù mette le dita nelle orecchie e tocca la lingua con la saliva. Gli comunica la potenza dell'amore in grado di aprire la porta della vita, che è sempre relazione. Alza gli occhi al cielo per dirci che lui da solo non fa nulla se non in comunione col Padre. Emette un sospiro che è nell'ottica del gemito e dice quella parola aramaica Effatà. A quella parola, prima di tutto, si aprono gli orecchi di quell'uomo. Allora sentire non vuol dire ascoltare, guardare non vuol dire vedere. Siamo tutti bisognosi di essere aperti nelle orecchie del cuore e negli occhi del cuore. Riconoscere il povero che c'è in ognuno di noi, accoglierlo e permettere a Gesù di pronunciare l'effatà, aprire le nostre orecchie e i nostri occhi del cuore per ascoltare e vedere le meraviglie che Lui ancora oggi, ancora adesso, compie nella vita di chi a Lui si affida. Apri i miei occhi, Signore, apri i miei occhi del cuore. Whoa.